Siamo a Nebbiuno con il candidato alle prossime amministrative, Fabrizio Favino. Candidato con la lista Noi ci crediamo. Ci troviamo in un luogo dove si può godere un bellissimo panorama sia sul lago sia su alcuni luoghi rappresentativi come il Monte della Croce e le frazioni di Tapigliano e Fosseno. Come mai ha scelto questo luogo come simbolo della sua candidatura? Beh, credo che questo luogo in particolare rappresenti un po' tutto il territorio per il suo valore e le sue bellezze, nel senso che se ci giriamo e quando si girerà la camera avremo modo di constatare quello che è stato il pregio di questo paese, di questo territorio, che era la vista sul lago, la presenza del lago. Contemporaneamente alle nostre spalle abbiamo tutto il boschi, le colline, che sono come dire un altro aspetto dell'attrattiva e del valore in più che questo territorio esprime. La presenza della possibilità di un panorama molto bello e la presenza di una natura molto particolare, se non bellissima, comunque di pregio, è un valore in più. Allora in questo senso il territorio, mi sembra che questo luogo, anche molto semplicemente, rappresenti quello che è stato e che potrebbe diventare il territorio, il suo valore in più, la sua bellezza, la sua caratteristica. Entrando nel vivo del programma elettorale che presenterete, riesce a descrivercelo utilizzando tre parole e perché proprio sceglie proprio queste tre parole? Beh, la sintesi con tre parole non è mai molto semplice, anche perché i concetti sono sempre molto più elaborati. E poi, in un certo senso, viviamo in un periodo, in un mondo in cui la complessità fa parte di noi. Però, tentando di riassumere anche quello con cui, con altri, insomma, con tutti questi amici con cui ci si è messi presentandosi per le elezioni, io direi che i tre aspetti fondamentali sono la condivisione, la comunità e di conseguenza un'idea di futuro e di sviluppo. La condivisione perché riteniamo e ritengo, insomma, che nei momenti di passaggio, come sono questi, insomma, anche un po' epocali, economici, sociali in generale, il fatto di affrontare insieme delle scelte e di affrontare insieme, cioè di valutare insieme quelle che possono essere le prospettive di crescita, è un dato fondamentale. Cioè ci sono, specialmente per le amministrazioni, meno mezzi finanziari a disposizione. Allora questo si può e si deve, credo, anche in senso bello, rispondere avendo una comunità più coesa. Allora il condividere può creare un maggior senso, o ritrovare un maggior senso di comunità, intesa come gruppo di cittadini, di persone che, insomma, più che curare il proprio particolare, la propria situazione economica, situazione familiare, si mette a disposizione, insomma, cerca di sviluppare con altri quello che potrebbe essere un senso di futuro condiviso per tutto un territorio. Questo è anche, come dire, il prodromo, insomma, può permettere di immaginare uno sviluppo, perché sviluppo in senso di una miglior qualità della vita, essere un territorio più attrattivo. Siamo partiti dicendo di questa bellezza che però oggi ha bisogno di cure, ha bisogno di attenzione, ha bisogno soprattutto di progetti che non possono colmarsi in pochi anni, devono vedere uno sviluppo in là nel tempo. Per fare questo, torno all'inizio, perché ci possa essere un sviluppo che prosegua nel tempo, ci debba essere una condivisione, in maniera che a seconda delle amministrazioni o a seconda delle scelte fatte le si verifica, però tutti sono, al di là dell'essere d'accordo o meno, capaci di riconoscere i motivi per cui sono state fatte queste scelte. Quindi la condivisione, il valore della comunità e il senso in sé di progettare un futuro di sviluppo, ecco, queste qui potrebbero essere le linee comuni per cui si è deciso di offrire, insomma, di presentare un'idea di candidatura e di lista che, in un certo senso, l'altro aspetto fondamentale, è un'alternativa, un'offerta diversa rispetto a questi ultimi 10 anni in cui si è visto, anzi anche un po' di più, in cui si è visto l'alternarsi di due posizioni diverse ma quasi sempre antitetiche. Ecco, si vorrebbe superare questa contraddizione, questa contrapposizione per uno sviluppo, per un'idea di confronto, per un'idea di dialogo che permetta di elaborare dei progetti condivisi. Ha parlato quindi molto del valore del territorio di Nebbiuno.
Al di fuori del comune di Nebbiuno c'è però una comunità che è quella del Vergante. Nebbiuno ha anche una collocazione che, oltre a offrire questa bellissima vista, è anche il cuore del Vergante. Già sono stati avviati dei progetti e sono stati messi in rete dei servizi, penso ad esempio all'istituto comprensivo. Quale deve essere il rapporto quindi tra Nebbiuno e il resto del Vergante? Io credo in questo senso che senz'altro bisogna volgere verso un'unità di intenti, e l'unità di intenti fa sì che un territorio, in particolare questo che si è accennato, ma lo stesso Massino, Colazza, pensate a questo piccolo paese, però come è posizionato molto bene, però tutto l'insieme è il riuscire ad offrire, a far diventare, come dicevo prima, un territorio più attrattivo, dove la gente, i residenti e i nuovi residenti si trovano a loro agio, perché comunque hanno una natura che apprezzano, ma hanno anche dei servizi che si apprezzano. Tutto questo, come anche il recuperare risorse, può avvenire soprattutto se c'è un'unità di intenti fra i comuni. Ora gran parte delle risorse passano attraverso dei bandi, attraverso delle borse che vengono fatte, delle fondazioni. Accedere a queste risorse, che oggi rappresentano il gran parte delle possibilità di intervento, vuol dire accedervi con una massa critica di persone, di interventi, di unità, di comunità che giustificano i finanziamenti. Non credo ci sia più il tempo, e fortunatamente anche forse non c'è più il tempo, di finanziamenti che vengono messi così solo per fare a spot, a tamponare delle situazioni. Credo invece ci sia il momento di creare insieme del progetti per cui attrarre finanziamenti e di conseguenza attrarre persone, a riuscire a rendere il territorio nella sua omogeneità molto più alto nel valore della qualità della vita. Penso che questo passi attraverso, non è un processo molto semplice, però può passare attraverso ad esempio le associazioni, come si diceva la scuola. Ci sono già dei fatti, per esempio l'ambulanza, la AIB, sono già dei valori territoriali che superano l'aspetto che siano a Nebbiuno, a Massino, a Corciacco, come anche altri aspetti che possono passare attraverso lo sport, la promozione del territorio. Cioè, nel momento in cui si pensa a questo territorio, sarebbe un peccato non considerare, che ne so, il Palazzo del Ghiaccio a Colazza, la piscina Nebbiuno, la casa della gioventù a Massino. Cioè, sono tutte cose che dal punto di vista della vivibilità rendono, in un poco spazio, perché poi ragioniamo di pochi chilometri, un'offerta che è di gran lunga probabilmente superiore ad altre situazioni. Migliorare questa offerta e migliorare il rapporto fra i comuni è ciò che rende la possibilità di avere più mezzi a disposizione e una maggior capacità di dialogo con il resto del mondo che attende nostre notizie. Ringraziamo dunque Fabrizio Favino, candidato alle prossime amministrative per Nebbiuno con la lista Noi ci crediamo.